Ma è possibile andare a creare brawler nella vita reale grazie all'intelligenza artificiale? E dunque quest'oggi lo scopriremo. Nel mentre, prima di continuare, vi ricordo di lasciare un bel like qui sotto e condividere il video. Primo brawler che andremo a trasformare tramite intelligenza artificiale è Gelindo. Come foto base al sito ho mandato questa qui e in più c'è scritto che è un anziano, ha una pistola, insomma, quelle cose lì che definiscono il brawler. E il video che mi ha mandato è questo. Cioè, letteralmente è una fusione del Postino Pat. Io non so se ce l'avete bene in mente come cartone animato, ma sicuramente però ve l'ho lasciato un'immagine. Fa veramente ridere perché è una fusione tra il Postino Pat e boh, sembra tipo un marine del Polo Nord. Nel mentre scrivete anche qui sotto nei commenti i prossimi brawler che volete vedere su questa intelligenza artificiale. Ovviamente quelli che non farò già in questo episodio. Io direi di andare con Eugenio e potrebbe far veramente molto ridere. Ho scritto al sito che Eugenio lavora al McDonald's e deve servire i clienti. Ed ecco il video pronto di 5 secondi in cui Eugenio lavora al McDonald's. Abbiamo il video. Allora, Eugenio si allunga il collo, dopodiché eccolo con i panini del Mac. Non ci credo, l'ho fatto veramente. No, vabbè, ma questa qui è un sito fenomenale. Ma io posso creare di tutto, posso far fare qualsiasi cosa ai brawler. Che poi lì a sinistra c'è tipo un fornello con le patatine. E ora andiamo a creare un video di 10 secondi. Costerà un po' di più? Sì, però è una bella idea. E io direi che è anche giusto fare Spike e vedere come lo interpreta. Ed ecco qui la foto e nel mentre ho scritto che questo personaggio deve correre nel deserto. Io ora voglio veramente vedere. Qui sono, diciamo, rimasto un po' più in tema col brawler. Per semplificare le cose al sito. Però voglio vedere se me lo fa veramente bene. Anche perché ora ho pagato di più e costa 10 secondi il video. Cosa ho appena visto? Io ho già visto il video ed è la cosa più fatta che abbia mai visto nella mia vita. Cioè, Spike diventa un po', come posso dire, le sue pupille. Ha delle pupille. Spike che corre, tutto felice, poi boh, gli spuntano gli occhi e mi sembra tipo Kirby. Ma cosa è diventato, ragazzi? Tutto felice che corre nel deserto. Mi sembrano tipo i video dei gattini in cui c'è miau 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 miau. Bellissimo. E come prossimo brawler direi un brawler molto elegante e decoroso come Piper. Per vedere l'AI come potrebbe veramente modificarle in maniera macabra, cioè peggio di Spike, non so cosa aspettarmi. Ok, qui ci sono andato giù un po' pesante. Questo personaggio deve lanciare delle bombe mentre fa un salto in aria e far esplodere la città. Lo riuscirà a realizzare? Ne dubito, quindi non aspettiamoci troppo. Cosa hanno appena visto i miei occhi? Sembra un film indiano di Bollywood. E non è fatto neanche male! Cioè, ha fatto ciò che chiedevo! Ed ecco a voi il video. C'è Piper che si alza in aria con due ombrelli dietro, tutto esplode, esplode tutta la città. Poi lei a casa a una certa, in realtà si gira di spalle e dopo ci vuole dare tipo un'ammazzata con quell'ombrello. Cioè, è fatto pure bene, non è neanche terribile. Che poi effettivamente la gonna per un certo periodo è un po' sus, però si riaddrizza bene, ha anche delle ottime conformazioni col vento. Cioè, tipo in questo momento è fatta benissimo. Cioè, proprio live action di Piper. E come prossimo brawler andiamo con Beryl. E io direi semplicemente di farlo rotolare. Per insomma imitare la sua ulti. Fatemi sapere se vi piace comunque questa idea di video. Perché in tutta Italia credo di essere stato l'unico creator di Brawl Stars a fare una cosa di questo tipo. Ora non so se anche al mondo. Però almeno parlando dell'Italia sono certo di questa cosa. Quindi se volete altri episodi riguardanti questa serie, inviate il video ai vostri amici. Fateli scrivere e lasciate un bel like qui sotto. Ci vuole dell'impegno per portare queste serie, quindi sostenetele. Questa volta potrebbe esserci il primo fallimento del sito, perché letteralmente sembra Daryl che fa una posa di questo tipo. Sapete tipo su TikTok le ragazzine giapponesi che ballano e fanno tipo le foto con i gattini e si mettono così? Identico. Letteralmente le pistole gli scompaiono e fa una posa che sembra un gattino. Non ho veramente capito il perché abbia fatto questa cosa, ma va bene. Ma la vera domanda
domanda è: quanti di voi sanno che c'è un video di Brawl Stars in real life di un anno fa? Ebbene, perché non andarlo a vedere? Ovviamente fatto in sopravvivenza. Il bello è che è fatto veramente bene. Io personalmente, ragazzi, non so chi vinca, ma nel dubbio ora ci sprenda tutti i brawler. Io comunque di base andrò a tifare per Leon, perché Leon è stato l'unico brawler che io ho letteralmente shoppato. E quando ero piccolo a 50 euro, quando era proprio appena uscito, quindi tifo per lui. Vabbè, qui ci sono i presentatori che presentano il torneo, la partita, come la vuoi chiamare. Che immaginate per creare tutto questo video quanto ci è voluto, perché sono tutti effetti fatti benissimo. È tutto sul computer, è pazzesco, in CGI probabilmente alcune cose che stiamo vedendo. Comunque Leon avanza dritto, ragazzi, schiva le hit, vede Dynamite, continua ad andare avanti, e lì, davanti a Bull, ma Bull probabilmente prenderà il power up e si andrà a potenziare, quindi Leon ti tocca scappare, mi sa, continua a scappare Leon. Dietro il muro, continua a fuggire, Dynamite che comunque si vede 300 volte, scappa e basta, ma mettiti almeno nei cespugli, per me ci sarà qualcuno nei cespugli. Ora! A fare ora, lo sapevo! Bellissimo, bellissimo. Che poi ora ci sono tipo gli shuriken per terra di Leon, c'erano, bellissimo. Shelly che potrebbe prendere il suo primo power up, ma non riesce a romperlo perché non leva abbastanza danni, mentre c'è Jackie che avanza, bellissimo così. Jackie proprio ignorante, che poi i cosplay sono fatti pure bene. Shelly, mi sa che un po' te la counter, sul gioco. Qui non lo so, frate. Mi sembra che quel trapano sia veramente bello sostanzioso. Comunque, Shelly Leon ancora zero power up, da quanto sappiamo. Nel mentre Daname che lancia una dinamite così a casa su Spike, e Spike prende del damage. Bull comunque esce dai cespugli, corre. Pocio! Oddio, è il mio brawler preferito, è vero? Pocio lì fermo, ma poi che faccia ha Pocio? Cioè, sembra tipo un cane imbrattato, mezzo panda più o meno. Pocio, fai qualcosa, non stare là dietro. Schitarra un po'. Oh, bravo! Bravo, corri, frate! Che poi non so cosa possa fare nella real life una musichetta di Pocio contro un trapano, ma andiamo avanti. Leon che si nasconde dietro il box. Vediamo se Spike lo vede o meno. Ok, Spike prova a aprire la box, ma stavolta finalmente la può rubare Leon. Perché si è fatto rubare sempre tutte le box, Spike per ora ne ha ancora zero di power up. E finalmente vediamo Corvo. Eccolo lì, che tra l'altro non si sa neanche chi lo interpreti, perché da quanto ho capito tutte le persone che interpretano il Brawler sono magari gente di Instagram che fa cosplay per l'appunto di Brawler o creator di Brawl Stars. Ovviamente non italiani, sono tutti esteri. E Corvo, ragazzi, silenzioso da Chad, se ne va. Non si sa dove, ma se ne va. Comunque, Leon ancora vivo, ragazzi. Quindi mi sa che l'unico che è morto, chi è? Bellissimo che chiede se qualcuno è nel cespuglio. No! E va bene così. Nel dubbio ci lancia la dinamite, ma in realtà c'era qualcuno che era Bull. Oh, Rosa! Finalmente! Bello il fiorellino dietro. Non penso Pocio sia un grande counter di Rosa, no? Credo che Rosa tranquillamente e due pugni in faccia ci sta, eh. E siamo arrivati alla fine, in cui ci sono Leon, Shelly e Bull vivi. E in teoria ora faranno win trading, praticamente, diciamo, per remulare effettivamente il gioco. Sono entrambi rimasti dietro il muro. Mentre Shelly si è mossa, però sono rimasti solo... Oh no, c'è ancora Corvo in vita! Azokan, pensavo che fosse rimasto solo in tre. Ma che è? Kryptonite! Non è un coltello di Crow quello. Corvo maggiore Superman. Vabbè, Shelly si è fatta un po' di rucola. Dai, diciamo rucola, chat, per rimanere in family friendly zone. E mi sa che Shelly, guarda, farà una brutta fine. E io ho visto un film iniziare così, con Corvo, non proprio Corvo che si avvicina, ma siamo lì, ecco. Leon, signori, potrebbe far vedere chi è il leggendario più forte. Ma no, non è avvenuto, e sono due power up per Corvo. Quindi ora effettivamente dovrebbero rimanere in tre. Bull, signore, ancora vivo, che scappa. Leon anche. La tempesta, è vero, avanza. Hanno messo anche la tempesta, ma è fatta benissimo. Allora, raga, io comunque continuo a dire che potrebbe secondo me vincere Leon. E forse ci ho puntato anche bene. Vediamo il finale, ragazzi, fino all'ultimo come si conclude questa partita. Leon picca, piccano tutte e tre. E ora, chi si allea con chi per killare il terzo? Secondo me Bull e Leon su Corvo. Ci sta, anche se vorrei vedere l'1v1 tra i leggendari, onestamente. Comunque, girano a cerchio, piccolo handicaster della partita.
Non so quanti power-up abbiano, in teoria Bull ne ha uno, Leon pure e Corvo ne ha due, per quel che abbiamo potuto vedere, poi non si sa effettivamente. Comunque, la tempesta ragazzi continua ad avanzare, sono lì, si guardano, un po' cringe la situazione, ma andiamo avanti lo stesso. E Corvo lancia il primo attacco, colpisce entrambi, Leon pure corrisponde su Bull, attenzione Corvo usa la ulti, bellissima come l'hanno fatta, riscende, però non lancia i coltellini. Bull lo butta nella tempesta con la ulti, immagino. Leon lo va finalmente a killare. Rimane l'1v1 ragazzi tra Bull e Leon che hanno fatto win trading. Più o meno, perché comunque Leon l'ha hittato Bull, eh. Attenzione, però signori, l'1v1 tra Leon e Bull. Scrivete nei commenti chi tra i due vincerà. Per me rimango dell'idea che è Leon. Poi attenzione, colpo di scena, vanno entrambi nella tempesta. Leon attiva l'invisibilità. E dove andrà a finire? Ora va nella tempesta e lascia la win a Bull. Oppure semplicemente si nasconde nel cespuglio che è lì a destra. Ma scopriamolo tra qualche secondo ed eccolo qui dietro alle spalle. E qui ragazzi, e potrebbe ficcare lo shuriken nel culetto di Bull. Colpo di scena, Bull si gira e ci sono dei power up per terra. Ma chi? Ok, ha vinto Leon. Signori, Landy ha tifato in maniera corretta. Ebbene, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, in tal caso vi ricordo di lasciare un bel like e condividere questo video ai vostri amici e anche gratuitamente iscrivervi. Detto ciò, ci vediamo alla prossima, soci!